Una volta si chiamavano cattive compagnie, oggi si chiamano branchi. Si aggirano all'unisono alla ricerca della vittima da sacrificare, o meglio, da prendere a calci, pugni e spintoni. È accaduto al povero Willy, massacrato a morte di botte, ma è accaduto anche ad Alessandria, dove per fortuna non si sono registrati né morti né feriti gravi, ma solo l'omertà e la paura di andare a denunciare il branco, probabilmente per il terrore di possibili ritorsioni. Sì, perché quando sei preso di mira da questa frangia violenta di giovani, il più delle volte sei fregato. Siamo alla fine di luglio e il branco si accanisce dapprima sotto i portici della centralissima Corso Roma e poi nell'adiacente Piazza Garibaldi. Non si sa cosa abbia scatenato la furia, ma forse poco importa, perché gli ingredienti di questo amaro pasto sono sempre gli stessi: picchiare al malcapitato di turno, filmare quanto sta accadendo e poi metterlo in rete. E così è stato. Un filmato cruento finito su diversi profili Facebook e Instagram, dove si vede il branco accanirsi su un giovane che cade a terra e che viene colpito da calci violenti in faccia. È stato un informatore a metà agosto ad avvisare la polizia locale, la quale, diretta dal comandante vicario Alberto Bassani, insieme al responsabile del nucleo di polizia giudiziaria Giuseppe Ceravolo, ha immediatamente fatto scattare le indagini, acquisendo quel filmato e con grandissima pazienza e dovizia identificando a uno i protagonisti della vicenda, vittime e carnefici. Si tratta di ragazzini, tutti minorenni, italiani e non, che sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria. Esprimo un vivo compiacimento a tutta la polizia locale e in modo particolare un elogio agli uffici investigativi per la professionalità, dedizione e riservatezza con la quale sono state svolte le attività di indagine che hanno portato all'identificazione di tutti i soggetti partecipanti alla rissa e il loro deferimento all'autorità giudiziaria per i minori, ha commentato il sindaco Gianfranco Cutica di Revigliasco in una nota. Allo stesso modo l'assessore alla polizia locale Monica Formaiano, che ha dichiarato: ringrazio la polizia locale per l'impegno profuso e per l'attenzione a un problema attuale sentito dalla cittadinanza. Grazie a un'attività molto complessa durata oltre un mese è stato possibile segnalare alla magistratura un gruppo di ragazzi minorenni rei di azioni gravissime. Abbiamo lavorato con estrema riservatezza, infine ha commentato Alberto Bassani, proprio perché si tratta di minorenni. I dettagli dell'operazione saranno resi noti non appena saranno concluse le indagini da parte del nucleo di polizia giudiziaria.